Papa partito per Lisbona per la GMG, una gioia ritrovarmi con i giovani del mondo. L'aereo sul quale viaggia Francesco, un velivolo ad impatto ambientale zero CO2, è decollato dall'aeroporto di Fiumicino alle 8 dopo 3 ore all'arrivo a Lisbona per prendere parte alla giornata mondiale della gioventù aperta ieri 1 agosto. Prima della partenza il saluto con una quindicina di persone a Santa Marta accompagnate dal cardinale Krajewski, tra cui alcuni giovani in una comunità di recupero e 3 nonni. Telegramma di saluto al presidente Mattarella. Al Papa la lettera di Pablo, morto a 21 anni, non sarò alla GMG ma sono vicino dal cielo. Il giovane spagnolo è scomparso il 15 luglio scorso a causa del sarcoma di Ewing, dal quale era affetto da quando aveva 16 anni. Prima di morire è entrato nell'ordine carmelitano in articulo mortis, la sua lettera in cui racconta gli alti e bassi della malattia e condivide la sua testimonianza di fede, consegnata sul volo verso Lisbona dalla corrispondente di Radio Cope, Eva Fernandez, che alla GMG di Lisbona non sarebbe riuscito ad andare. Pablo lo sapeva. Il sarcoma di Ewing, tumore che si sviluppa a qualsiasi età in ogni parte del corpo, non gli aveva dato alcuna speranza. Non sapeva però Pablo se nei giorni in cui il Papa avrebbe incontrato nella capitale portoghese migliaia di giovani per l'evento mondiale, lui sarebbe stato ancora vivo o già in cielo, vicino a colui che definiva l'amato Gesù, che mi ha dato tanto, mi ha consolato tanto, mi ha reso così felice. Kenya, missionari e testimoni profetiche di un modo nuovo di vivere e di agire. Appartengono alla congregazione delle piccole suore missionarie della carità, le religiose che a Lare hanno dato vita ad una missione che accoglie bambini disabili e famiglie in necessità, offrendo istruzione, lavoro, sostegno economico. Ogni anno oltre 100 giovani volontari da tutto il mondo affiancano l'opera delle suore a servizio della gente, sperimentando la gioia della condivisione. Lisbona, messa di apertura della GMG, il patriarca. Ogni saluto apre un mondo nuovo. Ogni nostro incontro deve aprirsi con un autentico saluto in cui ci scambiamo parole di sincera accoglienza e di piena condivisione. Coglie uno degli aspetti più interessanti di ogni giornata della gioventù, il patriarca di Lisbona, cardinale Manuel Clemente, giovani che arrivano da tutti gli angoli del mondo. Il comitato organizzatore dice che sono rappresentati tutti i paesi tranne le Maldive, che non si conoscono ma si salutano come vecchi amici che si ritrovano. Ecco, in quel salutarsi c'è tutto un mondo nuovo, impariamo con Maria a salutare tutti e ciascuno, dice commentando il Vangelo della Visitazione nell'omelia della messa che apre ufficialmente la GMG al Parco Edoardo VII davanti a una distesa veramente impressionante di giovani, ben al di là di quel che si poteva prevedere osservando la gente in giro per la città. GMG Lisbona, da oggi gli incontri Rise Up, le catechesi in 30 lingue su economia integrale, amicizia sociale, fratellanza universale e misericordia. Da oggi fino al 4 agosto prendono il via gli incontri Rise Up, il nuovo modello di catechesi della GMG che invita i giovani a riflettere sui grandi temi affrontati durante il pontificato di Papa Francesco. L'ecologia integrale, laudato sì, l'amicizia sociale, la fratellanza universale, fratelli tutti, la misericordia, misericordia et misera. Gli incontri Rise Up, riferisce il sito ufficiale della GMG, si svolgeranno ore 9:30 nelle chiese e in altri spazi vicini ai luoghi d'accoglienza dei pellegrini, circa 270 luoghi in totale, organizzati per la lingua, più di 30 persone, per offrire dei momenti di riflessione, ascolto e condivisione. Nel centro parrocchiale San Vincenzo de Paoli, dove la carità è una casa per tutti. Baedro de Serafina, periferia di Lisbona, sarà Padre Francisco Crespo ad accogliere venerdì 4 agosto Papa Francesco nel centro sociale parrocchiale São Vicente de Paulo, dove incontrerà prima circa 200 rappresentanti di alcuni centri di assistenza socio-caritatevole della città in auditorium e poi nella parrocchia adiacente altre 400 persone. Il Papa ha chiesto di vedere una chiesa di periferia e di includere nel programma di queste sue giornate a Lisbona un incontro con le realtà di aiuto assistenziale e caritativo. Verrà qui, dice Padre Francisco, in un luogo dove la carità è evangelizzatrice e tutti sanno di poter trovare una risposta.